ano, apresentado por 205 João Lange, é Ronaldo. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou levar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Eccoci qui a casa di Ronaldo, per lui una stagione davvero eccezionale, un anno davvero eccezionale, dopo il FIFA World Player of the Year, dopo la scarpa d'oro è arrivato anche il pallone d'oro. Ronaldo, per te è un anno davvero d'oro, no? Sicuro, è stato un anno veramente molto felice per me, e ho vinto già tante con Barcellona, ho cominciato con Barcellona, no? E poi sono venuto a Inter, però prima ho vinto anche con la nazionale brasiliana, Coppa America, e poi ho vinto pallone d'oro, scarpe d'oro, veramente è stato un anno molto felice per me. Sei il primo brasiliano che vince il pallone d'oro, non lo sai? Sì, ho saputo, no? Però sì, sono contento per quello e devo continuare, no? a vincere, no? Sempre tutto premi. Primo in Europa con un distacco abissale su Mijatovic e Zidane, sei il secondo giocatore dell'Inter dopo Lothar Matthäus ad aggiudicarsi il preziosissimo pallone. E a quanto pare, come accadde a Lothar 7 anni fa, lo riceverai ufficialmente prima di Inter-Juve. Inoltre, i lettori di Onze, il mensile francese di calcio, ti hanno votato come il migliore del mondo. Wow. Io voglio sempre vincere tutto, no? E per me è molto importante questo, e vincere sempre è importante e è buono. Senti, quali erano i tuoi sogni quando giocavi prima nel San Cristóvão, quando giocavi a Futsala, prima ancora del Cruzeiro? Quali erano i tuoi sogni? Il primo sogno era diventare un giocatore professionista. E questo sì, che è stato difficile perché ho avuto tantissime difficoltà per giocare a San Cristóvão. No, perché io abitavo troppo lontano di dove ci allenavo, no? E poi costava soldi per andare di là e tornare. Senti, non pensi mai che questo che stai vivendo è un sogno? Ho pensato, ho sognato molto quando era più piccolo, no? Però adesso vivo una realtà e cerco di lavorare bene per continuare questo il mio lavoro e continuare a fare bene. Era più bello quando sognavi da bambino o è più bello adesso che stai vivendo questo sogno? No, era molto bello anche quando sognavo, però vivere un momento è molto più bello. Ronaldo Ronaldinho, più amichevolmente Ronny, all'anagrafe Luis Nazario da Lima, nasce a Bento Ribeiro, quartiere industriale ferroviario a nord-ovest di Rio de Janeiro, il 22 settembre del 1976. Impara calcio e lo affina, come tutti i bimbi brasiliani, all'Università della Strada. Scartato dal Flamengo, si afferma nel San Cristóvão e nei campionati di Futsala, più o meno il nostro calcetto. Lo ingaggia quindi il Cruzeiro di Belo Horizonte nello stato di Minas Gerais, da dove poco più che 17enne spicca il volo verso la Seleção Verde-Oro. Forse non tutti ricordano, ma Ronaldo è campione del mondo in carica, pur non avendo giocato nemmeno un solo minuto nel vittorioso torneo di USA 94. Zagallo lo aveva voluto per farlo entrare nel giro della Seleção, per abituarlo a quello che sarebbe poi divenuto il suo habitat naturale. Dopo il mondiale del 1994, a proposito, tu ti senti campione del mondo? Sicuro, io sono stato anche partecipato con gli altri giocatori, sicuro mi sento
campione, un campione che ho imparato tantissimo anche con loro. Dicevo, dopo c'è l'inizio della tua avventura in Europa. Ad Eindhoven faceva freddo, hai fatto tanti gol. Qualcuno dell'Inter ti ha osservato, però hanno deciso che non eri ancora adatto al calcio italiano, lo sai, no? Sì, lo so. E poi sono andato a Barcellona, ho fatto un bello campionato in spagnolo. E... Ma perché secondo te gli osservatori dell'Inter... Non lo so. Veramente non lo so. Però è stato anche buono perché sono andato in Spagna, ho imparato anche in Spagna perché è stato sicuro una strada molto pensata per noi, per me e per i miei procuratori. Di prima andare a Olanda e poi un altro campionato più difficile, ora in Italia che è il massimo secondo me. Comunque in Spagna hai fatto delle cose eccezionali. 3 gol contro l'Atletico Madrid, ti ricordi, in Coppa del Re. Sì, sì. E poi l'hai vinta la Coppa del Re, no? Sì, abbiamo vinto. E poi c'è stata la finale di Rotterdam col Paris Saint-Germain, lì un rigore procurato e un gol, ed è stato il primo trofeo importante in Europa questo, no? Sicuro, la Recopa è stata una coppa abbastanza importante. E... no, abbiamo vinto cose importanti. No? Ecco, in quel momento tu pensavi che il tuo futuro poteva essere a Milano? No, quel momento no. Perché era felice, era contento a Barcellona e aveva tutto. Non pensavo in andare via di là, però è stato quello il problema, quella situazione e no. Poi... Sei arrivato a Milano. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Milano è dunque la nuova dimora europea di Ronaldo. E avrebbe potuto esserlo già da tempo quando alcuni emissari nerazzurri lo avevano addocchiato nel Cruzeiro. Viceversa, e qui ripercorriamo le tappe della sua carriera, Ronaldo dal Brasile va ad Eindhoven per sostituire nel cuore dei tifosi del PSV un altro carioca, Romario, appena trasferitosi al Barcellona. In Olanda segna come sua abitudine mantenendo le medie brasiliane, 55 gol in 56 partite. Numeri che contano, tanto quanto le pesetas offerte dal Barcellona. Così Ronaldo va in Catalogna, dove nel frattempo Romario non c'è più. Ci vuole davvero poco tempo perché diventi l'idolo del Camp Nou. Per accattivarsi le simpatie dei tifosi usa un metodo semplicissimo, naturale e spontaneo. Fa gol a raffica. E con questo sistema costruisce le fortune del Barcellona, che secondo in campionato alle spalle del Real Madrid, sa adeguatamente consolarsi con le coppe. Partita dopo partita, Ronaldo non è più soltanto una scommessa del calcio mondiale, ne è una certezza. Un fenomeno al cui modo di fare calcio non sono insensibili anche alcuni club italiani. La Lazio è la prima a svelare in retroscena di una trattativa ben avviata, secondo quanto dichiara il presidente Cragnotti. Ma altre società sono in lizza e che l'affare possa essere davvero un buon affare nonostante il prezzo da capogiro, Ronaldo lo conferma alla sua maniera, sospingendo il Barcellona al successo nella Coppa delle Coppe contro il Paris Saint-Germain nella finale di Rotterdam del 14 maggio. Il suo spunto esplosivo costringe Engotti al fallo in area di rigore e Ronaldo mette la firma in calcio a questo suo primo successo in una Coppa europea. La sua frenetica attività non si ferma qui. Lascia il Barcellona per unirsi alla nazionale brasiliana in tournée nel vecchio continente. È di questi tempi la notizia dell'interessamento dell'Inter. Moratti rivela che farà il massimo per rendere competitiva la sua società. Con 48 miliardi, il costo della clausola di rescissione, Ronaldo può diventare nerazzurro. I tifosi interisti sognano, a maggior ragione quando Dunga, siamo a fine maggio, spiffera tutto da Oslo. L'Inter, il presidente, sta facendo grandi sforzi negli ultimi anni tra che l'Inter torni nuovamente a brigare per il titolo in Italia, una cosa difficile. Sicuramente prendendo Ronaldo ha fatto un grande passo in avanti. Mentre i suoi procuratori lavorano alacremente per preparargli un futuro migliore di un presente già invidiabile, Ronaldo offre spunti di grande classe anche al torneo di Francia. Il suo biglietto da visita ai probabili prossimi avversari o compagni nel campionato italiano è un colpo davvero sontuoso. Siamo ai primi di giugno, fa caldo, ma tra Barcellona e Milano è guerra fredda, come tra New York e Mosca nei primi anni 60.
Moratti sa di essere nel giusto, Núñez fa di tutto per non perdere, oltre al giocatore, anche la faccia. Intanto Ronaldo colleziona un altro splendido alloro conquistando a La Paz la Coppa America, la prima del Brasile lontano da casa. Segna 5 gol, tra cui quello che spezza l'equilibrio nella finale contro la Bolivia. Ed è proprio qui a Santa Cruz che il 20 giugno sottoscrive il contratto che lo lega all'Inter, 5 anni, con opzione per altri 3. Dal Sud America punta direttamente verso Milano, dove l'attende una folla impazzita. Nel frattempo la FIFA riconosce all'Inter il diritto di tesserare il giocatore. La cosa più importante è che abbiano detto che il giocatore è dell'Inter, che sia stato accettato il trasferimento all'Inter e che domenica il giocatore può essere in campo per la presentazione che verrà fatta a San Siro dalla squadra, e questo è già il primo passo. Il popolo nerazzurro è in delirio, sembra proprio l'inizio di una nuova era. Quali sono le differenze più importanti che hai trovato tra Milano e Barcellona, tra il calcio italiano e il calcio spagnolo? Secondo me è il clima. Qua in Milano è molto più freddo che a Barcellona. Però si vive molto bene in Milano, come si vive a Barcellona. Si mangia bene, si veste bene, c'è tante cose da fare. E poi il calcio, penso che l'Italia deve essere più difficile che Barcellona, c'è meno spazio per giocare. In Italia ogni tanto ti menano, no? E tu non protesti mai, come mai? Perché fa parte del tuo carattere o perché sei pigro, non hai voglia di perdere tempo a protestare? Perché non... fa parte anche del mio carattere, anche non ho voglia di prendere tempo perché anche non serve, perché dopo che fisca l'arbitro è uguale, è fiscato e non può tornare indietro. Sai chi è Jair da Costa? Sì, sicuro. E chi è? È stato un bravissimo giocatore dell'Inter. Brasiliano? Brasiliano. Ed è l'unico brasiliano... che ha vinto il scudetto. Ah, sai proprio tutto, no? Però spero, speriamo, no? Io, se Elias, anche brasiliano, di poter, no? Aiutare l'Inter a conquistare il scudetto. Quando si canta todo mundo pode. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Sai che c'è una storia vecchia, c'era un certo Luis Suarez, che tu conosci bene, che arrivò da Barcellona all'Inter per vincere il campionato e lo vinse. Vedi che ci sono tante storie molto simili, molto simili alla tua, no? Speriamo di poter fare una bella storia anche qua in Inter e ripetere, no, la storia di Luis Suarez, di Jair, che è stato sempre stato storia bella e ha conquistato tanto. Spero di poter fare la stessa cosa. Quali sono le cose più belle calcisticamente che pensi di aver fatto fino adesso in Italia con la maglia dell'Inter? No, non lo so, però tutto il gol che ho fatto è stato molto importante per me, penso che per l'Inter anche, però ho ancora tanto da fare per l'Inter.
si vede da come giochi che per te il calcio o il football è un divertimento, no? Sì, sicuro, è un divertimento. È chiaro che mi divisto un po' meno qua in Italia perché è un calcio molto più difficile che gli altri. Sincero, umile, modesto, educato. L'educazione è la sua grande dote e il suo vanto nei rapporti con il prossimo, così come la disponibilità e la voglia di sorridere sempre o quasi. Non si deve mai dimenticare che siamo al cospetto di un ragazzo di appena 21 anni, un ragazzo che accetta col sorriso sulle labbra, ma con chissà quanta saudade nell'anima, di stare lontano dalla famiglia per 300 giorni in un anno. Predica umiltà da sempre e convinto che debba essere alla base del comportamento di ogni essere umano. Forse perché afflitto dalla sindrome di Peter Pan, Ronaldo non fa nulla per frenare quando l'assale la voglia di ritornare bambino. E allora che c'è di meglio di una capatina d'euro con Mickey Mouse? Quando l'assale la voglia di andare, lui va all'improvviso. In Spagna i più importanti quotidiani avevano creato in redazione la figura del Ronaldologo, un cronista che sapesse tutto dei suoi improvvisi ma rarissimi spostamenti e che cercasse di stare quotidianamente sulle sue piste. Ma in Spagna, come in Italia, la normalità era ed è la tranquillità della confortevolissima casa. Una villa a Barcellona, un appartamento su due piani a Milano, a pochi passi da San Siro. Alla mattina, quando ti guardi allo specchio, cosa pensi? Che sei un fenomeno o un ragazzo di 21 anni? Oh, che brutto, guarda, che brutto sei. Ah, quando ti guardi? No, però non scherzo. No, io mi guardo come un ragazzo di 21 anni che ho tante responsabilità, tante da fare, però comunque non mi guardo tanto ai specchi. Ma in te c'è un po' di incoscienza, perché forse rendersi conto di essere Ronaldo non è facile, no? No, io non penso tanto questa cosa, che c'è intorno da me, della situazione che vivo, no? Però io penso di sempre mi allenare bene, giocare bene e poi vivere, no? Ma è vero che tu hai un contratto pubblicitario perché ti tagli i capelli in questo modo? Così ho letto in qualche giornale. No, assolutamente no. Questo ho fatto anche prima di firmare il contratto con Nike. Quello, sono stato un periodo in cui non mi tagliavo più i capelli perché è stata un'allergia e per quello non ho tagliato più, però ora già sta tutto a posto. Quelli così come te li chiamano careca in Brasile, no? Careca. È vero? Sì. Careca, pelato. Una moda seguita non per capriccio, come abbiamo sentito, ma per combattere i sintomi di un'allergia. Una moda che ha però fatto moda recentemente a Riyadh, laddove tutti i componenti della Seleção, volenti o nolenti, si sono presentati col taglio alla Ronaldo. Una bravata che ha contrariato Zagallo, solidale con quei pochi giocatori che avevano subito la rapata a zero. Riyadh, già. Era scattato l'allarme. Ronaldo non c'è più con la testa o qualcosa del genere. Semplicemente perché tutto ciò che fa o lo riguarda è esagerazione. Come esagerata è stata la sua risposta alle critiche nella stessa domenica in cui faceva in Arabia quello che i suoi compagni dell'Inter non sapevano fare contro l'Udinese. Ronaldo, dopo questo periodo, dopo l'Arabia, ritorni a giocare in campionato con l'Inter. In questo periodo in cui tu non ci sei stato, insomma, l'Inter non è stata forte come prima, come quando c'eri tu, no?
Va bene, però io penso che siamo una squadra forte, Inter non è solo un giocatore, comunque può perdere anche con me, come abbiamo perso contro Strasbourg, però ora sono tornato e speriamo di poter tornare a vincere. Allora siamo giunti al termine, parliamo della partita, della prossima partita di campionato, che è quella che è considerata il derby d'Italia, Juve-Inter. Ecco, come la vedi questa partita? O perlomeno tu la Juventus la conoscevi già prima di venire in Italia, conoscevi molto bene, sicuro, no? Il campionato italiano già lo accompagnava già prima di venire in Italia, però sicuro la Juve c'è una squadra molto forte, però noi abbiamo anche una squadra forte e possiamo vincere. E per concludere, diciamo, cosa ti auguri calcisticamente e non solo per questo nuovo anno, per questo 1998? Io voglio sempre passo passo, piano piano. Vorrei vincere questo scudetto che è molto importante per me, per la società, per i miei compagni. E poi c'è, chiaro, il mondiale che è tutto per un giocatore, no? E poi saluto, sta sempre contento, allegria, questo è molto più importante. E poi sol, amor e futebol, che è quello che ci vuole per i giocatori brasiliani. Molto amore, molto futebol. Grazie e buona sorte. Grazie.